che dovrebbero essere 2.500 gli spettatori, per il tutto esaurito 2.400, questa è la cifra esatta che ci ha dato il DG Donatiello, quindi tutto esaurito quest'oggi qui a Francavilla Fontana per questa partita. 1-1 è il risultato con cui si è chiuso il primo tempo. Al 19esimo la Virtus in vantaggio con Montaldi, ha pareggiato il Taranto al 39esimo minuto con Beppe Genchi. 3-2 per i rossoblù il conto dei corner, 3 ammoniti tutti in casa a Taranto, e cioè De Giorgi è in bida per gioco falloso, ancora è stato ammonito per simulazione. Un tiro di Genchi al 13esimo da fuori area terminato di poco a lato, e i due gol sono le uniche circostanze degne di essere raccontate nel corso di questo primo tempo. Adesso inizia il secondo, sarà Taranto a battere il calcio d'avvio. Vediamo le formazioni, non sono cambiate rispetto a quelle del primo tempo. Il Taranto gioca con Pizzaleo, De Giorgi e Guardiglio, Ambida, Cascone e Ibojo, Yeboah, Marsili, Genchi, Ancora e Gaetano nel 4-3-3 di partenza. Fabrizio Caglianiello per la Virtus Francavilla. Non cambia nulla neppure in casa Virtus, 3-5-2 per Calabro che, come abbiamo detto più volte, si è affidato alla vecchia guardia. Albertazzi tre pali in linea difensiva con Bartoli, De Toma e Taurino sulla mediana, Liberio a destra, Gallù a sinistra, Galdean, Biasson e Risolo in cabina di regia. Picci e Montaldi invece sono i due attaccanti. Conoscendo Calabro, starà già meditando il primo cambio da effettuare. Nel frattempo c'è un fallo laterale in favore della Virtus Francavilla. Devo dire che durante l'intervallo si è molto riscaldato Giampaolo Ciarcià, e quindi probabilmente Campilongo sta pensando ad una sostituzione che riguarderà proprio l'ex di turno. Nel frattempo recupera Ambida il pallone, ancora cerca di scambiarlo con Gaetano che viene fermato in fallo laterale. Attenzione perché si è fatto male Liberi. Sì, è stato colpito da questo tackle e rimane a terra, il direttore di gara è vicino a lui. Andiamo a bordo campo con Taldi. Sì, sta provando a rialzarsi il giovane numero 7, però proprio adesso viene fatto cenno alla panchina per far entrare il medico sociale. Vi dico che proprio adesso si sta alzando tutta la panchina della Virtus Francavilla per iniziare il riscaldamento. Aveva iniziato con qualche minuto d'anticipo Masini, e quindi poteva essere anche magari una risposta a Ciarcià che al momento sta continuando le fasi di riscaldamento. Se non dovesse farcela Liberio sarebbe un problema serio per Calabro, che oggi non ha Pino, che è il sostituto naturale. Libero 96, Pino 97. C'è Krasniqi, sì, che si è adattato molto spesso nella posizione di esterno di centrocampo, ma lui è una prima punta adattata appunto in quella posizione. Io immagino che tra poco, Gianni, arriverà il momento di Francesco Mignogna in casa Virtus. Nel frattempo vediamo che la partita è ripresa con Ancora che ruba un pallone al limite dell'area di rigore della Virtus. Montaldi è strepitoso. Montaldi in serpentina, perde palla, gliela soffiata Marsili, ma commettendo fallo secondo il giudizio del direttore di gara, che è il signor Alberto Santoro di Messina. Ne approfittiamo per ricordare anche la terna composta dagli assistenti, mentre rivediamo il fallo di Marsili che trattiene il numero 11 della squadra di casa. Gli assistenti sono Antonio Santamarina di Napoli e Antonio Turiello napoletano. Eccolo qui Annibal Montaldi, è rientrato Liberio. Zoppica però ancora Fabrizio, sta provando a rientrare a giocare. Nel frattempo De Giorgi protegge questo pallone dall'attacco di Picci, lo lascia terminare direttamente in fallo laterale. Eccolo qui De Giorgi con la maglia numero 2. Dunque andiamo a vedere l'assetto tattico del Taranto, 4-3-3. De Giorgi sta giocando largo a destra, Guardiglio lo juniore sta a sinistra, c'è Pizzaleo tra i pali, poi Cascone e Ibojo sono i due centrali difensivi, Mbida vertice basso dei tre di centrocampo, Marsili a destra, Gaetano a sinistra nel ruolo di mezzala, e poi davanti Genchi a centrale, Ancora a sinistra e Yeboah a destra. Non si sono mai invertiti i due esterni d'attacco del Taranto come spesso fanno quando si gioca col tridente. Colpo di testa di De Giorgi che allontana, la caccia del pallone Marsili, in anticipo c'era il numero 4 della formazione di casa, Risolo. Palla ancora recuperata da De Giorgi che poi la spazza in avanti dove prova a svettare di testa Genchi, anticipato da Taurino, allontana la difesa con De Toma, palla a terra recuperata a centrocampo da Guardiglio che prova a rimetterla in movimento verso Yeboah, il quale colpisce di testa il pallone facendolo terminare tra i piedi di Taurino che allontana. Colpo di testa di De Giorgi, poi Genchi non arriva sul pallone, neanche Yeboah, e pertanto va al rinvio Gallù, palla che spiove a centrocampo, colpo di testa da parte di De Giorgi, poi ancora un'imbucata che trova Taurino pronto a intervenire, Mbida arriva come un treno di testa ma manda il pallone direttamente in fallo di fondo, rimessa da fondo campo dunque in favore della formazione
di casa, battuta, il rilancio da parte di Bartoli. Montaldi stoppa il pallone, poi cerca di saltare Mbida, protegge il possesso della sfera con Mestiere, il numero 11 della squadra di casa, poi lo recupera Guardiglio che lo dà dietro sul pressing di Picci verso Pizzaleo, che ovviamente non può toccare con le mani, rilancia a centrocampo un pallone che vede Galdean protagonista, poi ancora Biasonna adesso. Biasonna secondo me ha risentito un po', di quella, di quell'erroraccio, adesso lui ha la personalità, la cattiveria, la grinta agonistica chiaramente per riprendersi. Tanta confusione Gianni in questa apertura di ripresa, da una parte e dall'altra, Francavilla che tiene il baricentro decisamente più basso rispetto al solito, il Taranto prova ad impostare, Francavilla che si sta affidando molto, lo ribadisco ancora una volta, anche ai suoi attaccanti che si stanno sacrificando per dare una mano alla fase difensiva. Occhio al tentativo di ripartenza, Montaldi tra tre, stava per sgusciare, poi Mbida in qualche modo riesce ad uscire, palla al piede, pallone sulla sinistra dove preme Gaetano, sullo stesso out c'è Genchi, Taurino sta giocando una grande partita. Pallone che dovrebbe essere terminato in fallo laterale accanto alla bandierina, vediamo che la rimessa laterale spetta al Taranto in zona d'attacco, dunque con pallone che è terminato ancora fuori, abbiamo scarsa visuale su quell'angolo per la verità dalla nostra postazione, non ce l'abbiamo proprio per la verità, sì, attenzione adesso ad Ancora che si destreggia bene l'area di rigore avversaria, va sul traversone, guadagna il quarto calcio d'angolo della partita, 4-2 per il Taranto, il conto dei corner per gli amanti della statistica, eccolo qui Cristiano Ancora, mentre vediamo che viene battuto il corner, probabilmente si farà la battuta corta, no, poi si allontana Gaetano Albertazzi che piazza la sua difesa, il blocco è sul secondo palo, parte il tiro lungo, attenzione al colpo di testa di del numero 4 Brisolo che ha messo in calcio d'angolo ancora sfiorando l'autogol, quindi quinto corner in favore del Taranto che sta attaccando in questo avvio di ripresa, attenzione ancora un calcio d'angolo battuto sul secondo palo, questa volta esce bene Albertazzi e blocca il pallone, sempre 1-1 il risultato, siamo in apertura di secondo tempo, c'è sulla sinistra un tentativo di Gallù, verticalizzazione adesso sulla destra per Biason attaccato da Gaetano, prova la conclusione, bravissimo Gaetano a intercettare questo tiro e poi va a mettere il pallone direttamente nel fallo laterale. Si arrabbia un po' Picci, si arrabbia un po' Picci perché avrebbe voluto che Biason facesse, avesse fatto scivolare quel pallone all'attaccante che era in posizione migliore, attenzione Galdean proprio per Picci tra due giocatori, chiuso però e quindi Genchi, sta facendo una partita pazzesca, Bartoli riesce ancora a recuperare, quindi Galdean cerca l'apertura sulla sinistra, è troppo corto questo pallone per Montaldi che deve indietreggiare per riprendere nuovamente contatto con il cuoio, poi ancora Galdean, Montaldi e c'è il pallone sulla sinistra allontanato, se non ho visto male, da De Toma? Mi pare sì, mi pare di sì, proprio lui, sì, De Toma. Direttamente fuori dal rettangolo di gioco e allora si riprenderà con la rimessa con le mani per il Taranto che ha iniziato questo secondo tempo con un piglio agonistico diverso. Rimessa laterale per il rosso-blu, la batte De Giorgi nei pressi della bandierina alla destra di Pizzaleo, poi il colpo di testa è stato di Ancora, dall'altra parte il pallone per Gaetano che lo mette per terra, siamo a centrocampo, fa movimento Guardiglio, Gaetano lo serve con un pizzico di ritardo, poi Mbida dovrebbe aver guadagnato una rimessa laterale, infatti sul intervento in tackle da parte di Biason, l'ultimo tocco è stato proprio del numero 8 della Virtus che vediamo inquadrato, rimessa laterale già battuta, palla per Marsili che può allargare sulla destra per De Giorgi ma la dà dietro ai Bojo che la rilancia in profondità, Yeboa viene fermato dalla difesa del Francavilla e poi rilancio in profondità per Picci alle prese con Ibojo che la tiene in campo e poi la serve dietro verso Pizzaleo che va al rinvio sbagliando perché c'era Guardiglio tutto solo lì pronto a ricevere, poi attenzione ancora un'indecisione tra Pizzaleo e Cascone che stanno facendo a gara chi fa più errori, anche Guardiglio sbaglia il rinvio corto e poi il Francavilla viene in avanti con Liberio che è fuori gioco, ma ecco la difesa del Taranto quando va in sofferenza, errori su errori davvero incredibili sul giro palla, è logico che Pizzaleo doveva aprire sulla sinistra dove c'era più spazio e tranquillità per Guardiglio invece di andarsi ad avventurare in un rinvio che poi ha servito il pallone agli avversari. Siamo questo sempre deve alle solite portare chiaramente la Virtus a fare maggiore pressione sul portatore di palla del Taranto, cosa che ha fatto poco devo dire rispetto al solito,
soprattutto in questo secondo tempo, è una delle caratteristiche principali della formazione brindisina, e adesso che lo ha fatto ha mandato un po' fuori giri la retroguardia del Taranto. Prova a premere ancora Montaldi, il pallone è troppo lungo per lui, questa volta è deciso il classe 97, estremo difensore del Taranto, nell'anticipare l'attaccante argentino. 8 gol in campionato fino a questo momento, fino ad oggi tutti decisivi. Attenzione al Taranto. Ha ancora cercato di servire Yeboah, però il pallone è terminato direttamente nel fallo laterale. Non si stanno trovando spessissimo Yeboah ancora e Genchi. E pallone che è terminato fuori, rimessa con le mani in favore della formazione di casa. Se ne carica Gallù. Pallone lungo linea, Galdean rilancia in profondità, Arpione rinvia De Giorgi, poi vediamo che a centrocampo c'è un po' di confusione. Tanta, da quando è iniziata la partita, tantissima. Pallone terminato in fallo laterale. Tantissima, da quando è iniziata la partita le squadre sono più contratte di quanto hanno mostrato in apertura di gara. In questo secondo tempo mi sembra che stia mancando un po' di lucidità. Nel frattempo ancora il Taranto in avanti, c'è un pallone per Genchi che in area di rigore cerca di girarsi per effettuare un traversone, due uomini su di lui, ancora Genchi che poi perde il possesso della sfera. Il rinvio della difesa, colpo di testa di Marsili, palla lungo linea, ancora il Taranto in possesso del pallone, Mbida che prova ad allargare sulla sinistra per Guardiglio che mette il pallone per terra. Scambia ancora con Bida, il pressing dei centrocampisti della Virtus Francavilla, poi la traversone di Guardiglio, pallone per Genchi che dà a Gaetano che la prende di controbalzo, però forse Genchi non aveva intuito che non c'era nessuno dietro di sé. No, il discorso è che la Francavilla si era fermato erroneamente pensando che fosse in fuorigioco l'attaccante del Taranto. C'è adesso Taurino che va a chiarirsi con gli altri compagni, invece Genchi è riuscito ad aprire per Gaetano che però ha impattato malissimo questo pallone. In corsa, sì, di controbalzo, la presa in corsa sinistra. Non era facile chiaramente da quella posizione, però qui errore tecnico da parte della retroguardia della Virtus Francavilla. Francavilla che sta abbassando un po' troppo il suo baricentro, prova a pressare adesso alto, c'è ancora il Taranto che riparte al proprio portiere, il lancio lungo all'altezza della tre quarti con Taurino che spizza, si lascia sfuggire però Genchi che pensa al tiro, la sfera termina alta sulla trasversale. Non è la prima volta che Genchi ci prova così da fuori area a tirare improvvisamente in porta, aveva fatto anche al 13° del primo tempo mandando il pallone di poco fuori, questa volta la sfera è terminata sull'esterno della rete sopra la traversa di Albertazzi. Il momento di Masini, Gianni, per effettuare il rinvio. Sì, vai, vai Andrea, uscirà Picci, quello stavo per dire, era stato il giocatore che aveva fatto un riscaldamento più intenso rispetto agli altri, quindi il primo cambio è proprio lui, entra su di Picci che si è sacrificato molto anche in fase di non possesso andando a pressare sui giocatori rossi. Evidentemente adesso Calabro non vuole la prima punta pura, vuole un giocatore che faccia maggior movimento, che dia meno punti di riferimento alla Taranto, anche perché in questo secondo tempo la Virtus ha costruito poco, ma ci prova adesso proprio con Picci che viene anticipato dal numero uno tarantino che scivola al momento del rilancio, è pronto dunque ad entrare Gerardo Masini. C'è ancora un'irregolarità e il calcio di punizione in favore del Taranto. Grande partita di Beppe Genchi che per il Taranto mi pare sia fino a questo momento il migliore in campo. Nel frattempo vediamo la toglie il mi pare perché sta facendo reparto da solo, fa l'esterno d'attacco, fa il trequartista, fa la prima punta. Esce Picci nel frattempo in questo istante tra il campo Masini per la formazione di casa. Una curiosità statistica con l'ingresso in campo di Masini. Masini e Cascone hanno giocato insieme in quell'Ischia dei Miracoli del 2013 con Campilongo che era in panchina con lì Isolani. Calcio di punizione, batte Mbida, pallone in area di rigore dove c'è la difesa che allontana, recupera ancora soltanto per un istante, poi pallone per Mbida che cerca di imbucarla ma viene allontanata dalla difesa del Francavilla, poi Biason ferma ancora in fallo laterale, siamo in zona d'attacco per il Taranto con questa rimessa laterale. 13° minuto nel frattempo sul cronometro nel corso di questo secondo tempo, sempre 1-1 il risultato con il Taranto in possesso della sfera, ancora e Guardiglio non si capiscono, allontana la retroguardia del Francavilla con il pallone che viene riconquistato però da Guardiglio che va ad avventurarsi in un dribbling davvero evitabilissimo, evitabilissimo. Poi Pizzaleo ci mette una pezza e va a uscire con tempestività su Masini che era involato verso l'area di rigore del Taranto. Vediamo nel frattempo adesso che Campilongo non gliel'ha mandato a dire a Guardiglio, ha detto chiaramente che vuole fare attenzione, così Andrea.
Sì, confermo, sta riprendendo molto spesso i giocatori. Poco fa ha detto la frase: stiamo facendo tutte le scelte sbagliate. Nel frattempo colpo di destra di Mbida, poi quello di Galdan, Montaldi, Biason lancia in profondità, il colpo di testa è stato di Cascone a centrocampo, cerca Marzini di far rialzare i suoi nella iniziale, fuori gioco nel frattempo segnalato dall'assistente di destra. Masini ha proseguito l'azione ma comunque era già fermo il gioco, nel frattempo dunque calcio di punizione nel favore del Taranto, viene rimproverato adesso il numero 20 della formazione di casa dal direttore di gara per aver proseguito l'azione. Dunque quarto d'ora di gioco nel corso di questa ripresa, Pizzaleo batte il calcio di punizione, pallone di sinistro calciato quasi al limite dell'area di rigore della Virtus, colpo di testa di Bartoli, riprende Guardiglio che la rimette al limite, ancora Bartoli di testa allontana, il pallone si impenna all'altezza della lunetta, ci mette del suo Galdian per rinviare ma sbaglia a calibrare per Masini, e pallone che è terminato direttamente in affare laterale. La rimessa per il Taranto, la batte Guardiglio servendo Ibojo che rilancia di destro in profondità, lo scatto di Genchi, il colpo di testa di Bartoli, insegue il pallone Liberio, lo raggiunge Biason e lo rinvia nella metà campo del Taranto dove di testa Ibojo lo allontana. Mbida lo attende arrivare, lo dà a Guardiglio che rilancia in profondità, pallone recuperato da Bartoli, marcatura su Genchi e poi il disimpegno della formazione di casa con Masini che dialoga con la volta in fuorigioco. Vai, vai Andrea. Non entra Sarcià, entra Siclari, uscirà ancora. Quindi sostituzione che non varia l'assetto tattico, almeno che vediamo come si andrà a disporre il nuovo entrato Siclari. Dunque amici sportivi, vi ricordo che avviene adesso la sostituzione al 15° minuto nel corso del secondo tempo, dunque in campo Giuseppe Siclari per il Taranto al posto di Ancora, dunque che lascia il terreno di gioco in questo frangente. Ecco qui entra il numero 19 Pepe Siclari. Se in un momento morto della gara riescono a farci vedere il precedente fuorigioco molto contestato dai padroni di casa. Siclari si piazza a sinistra da quello che stiamo vedendo, comunque sentiamo prima di stabilire Gaetano, sì Gaetano, direzioni sono arrivati a Gaetano sì, per accentrarsi da parte e di quindi Siclari farà il quarto a sinistra, quindi cambia anche l'atteggiamento tattico, 4-4-2 potrebbe essere, no, vediamo, dai, vediamo, perché Siclari lo sto vedendo sulla linea dei centrocampisti. Ibojo nel frattempo allontana, colpo di testa di 4-2, Galdian, perché ci sono diversi giocatori che agiscono alle spalle di Genchi. Sì, potrebbe essere così, con Gaetano, Siclari e Yeboah dietro Genchi, con Mbida e Marsili mediani. Quindi adesso 4-2, vediamo 3-2. Fase di possesso quando si sistemano definitivamente, come sono schierati. Il pressing di Masini su Pizzaleo che va al rinvio, pallone per Yeboah. Ha giocato poche palle Yeboah, devo dire. Marsili nel frattempo, poi De Giorgi, rilancio in profondità per Genchi, attaccato da Taurino, resiste alla carica Genchi, pallone per Marsini che prova di imbucarla, poi Yeboah ci arriva sulla sfera e la difesa del Francavilla che allontana, ma l'ultimo tocco è stato di Marsili, pertanto la rimessa con le mani spetta alla formazione di casa. Siamo nella metà campo della Virtus Francavilla al 17° minuto di gioco, mentre stiamo per rivedere il replay di poco fa con il lancio di De Toma. È un replay che non chiarisce. È impossibile da chiarire, l'immagine è stretta. Ora l'intervento di Mbida nel frattempo, con il pallone che è terminato dalle parti di Pizzaleo, anticipando tutti. Mbida di testa ha sbrogliato questa che poteva diventare una matassa difensiva complicata. Adesso Pizzaleo in possesso del pallone sta per effettuare il rinvio. Ci avviciniamo al 20° minuto, siamo al 18° in corso. Ne vede la differenza di posizione tra Montaldi e Masini, perché Montaldi è praticamente il collante tra la linea mediana e l'attacco, Masini libero di spaziare su tutto il fronte offensivo. Adesso però ancora il Taranto che preme, raddoppio di marcatura sul tentativo di Gaetano di affondare, poi Siclari tocca il suo primo pallone, ha il problema di girarsi, prova ad andare a rimorchio Guardiglio che chiede palla, all'ultimo tocco di un giocatore della Virtus Francavilla, rimessa tardi. Battuta Gaetano sul pallone, cerca di farsi spazio nell'area di rigore della Virtus. Poteva scaricare dietro Ambida, poteva scaricare dietro, tentativo di ripartenza del Francavilla ma non può far nulla lì davanti da solo Masini, che poi comunque prova a mettere in difficoltà Pizzaleo, costretto a giocare con i piedi. Poi c'è la bicicletta da parte di Masini che cerca questa, e c'era arrivato Genchi, c'era arrivato e per poco non sorprende Albertazzi, brivido dunque nella retroguardia del
Francavilla al... C'era Bartoli che aveva saldamente il pallone dalle sue parti e ha preso sonno praticamente sulla sfera, pensando forse che non ci fosse Cecchi alle sue spalle, e ha rischiato grosso qui la Virtus Francavilla, sempre in agguato, è un condor Peppe Cecchi, ma adesso preme la Virtus, pallone al limite dell'area di rigore, il colpo di testa di Marsili, quello di Imbidà ad allontanare la sfera, mette a terra Taurino con eleganza, cerca poi di aprire a sinistra lì dove però non agisce nessuno, c'è comunque Gallù che raggiunge il pallone, raddoppio di marcatura, Gallù punta l'uomo, il cross verso il centro per il tentativo di testa di Andrea Montaldi, che trova la doppietta, ancora Montaldi, azione straordinaria, tre passaggi, Taurino per Gallù, assist perfetto per Montaldi, pizza Leo completamente fuori giri, 2-1, tre passaggi, tre tocchi cost to cost, e il nuovo vantaggio della Virtus Francavilla, ancora una volta con Hannibal Montaldi, doppietta per lui, 9 in campionato, telecomandato l'assist di Gallù, clamoroso secondo me l'intervento da parte di Pizzaleo, che ha letto malissimo l'azione, partita stracondita da errore. Sì, qui Pizzaleo ce l'ha tutta sulla coscienza, purtroppo. Mi piace il ragazzo juniores, però evidentemente non è concentrato come dovrebbe, ha commesso un errore pazzesco che ha praticamente scalato la strada, colpo di testa facile facile, palla che è arrivata a porta vuota praticamente, ha lasciato i pali e in una circostanza in cui se lasci i pali devi andare sul pallone deciso, altrimenti stai in corpo. È la seconda volta che nel miglior momento del Taranto arriva il gol della Virtus Francavilla, decisamente più cinica, più fredda rispetto alla formazione di Campilongo, che ha fatto due volte la prima, perché non solo il cross di Gallù che è partito molto ma molto da dietro rispetto al suo marcatore, ma anche poi il pallone messo al centro con Montaldi, che non è 2,20 per intenderci, anche se ha uno stacco straordinario, il quarto gol che segna di testa dall'inizio del campionato, nessuno è riuscito a chiuderlo, però bella l'azione della Virtus. Sì, l'errore di Pizzaleo è macroscopico, è talmente evidente, è talmente clamoroso che non vale la pena neanche commentare. Perché da quella posizione, marcato com'era Montaldi, non poteva che far arrivare il pallone rosso. Quindi il Taranto che subisce ancora una volta un gol che è responsabilità pura di se stesso, quindi deve fare un mea culpa a retrovare degli ordini, in particolare il portiere di questa circostanza. 21° minuto nel frattempo del secondo tempo, 2-1 in favore della Virtus Francavilla. Pallone lungo linea recuperato da Guardiglio, poi c'è Mbida che di testa la serve involontariamente all'avversario, frattempo recuperato al centrocampo questo pallone Guardiglio, rilancio in profondità, ancora un errore, sono venuti meno gli juniores nel Taranto quest'oggi, Yeboah, Guardiglio, Pizzaleo, davvero una partita da dimenticare per tutti e tre, tranne Gaetano insomma che ha giocato una partita un po' più difficile di quella in questo momento. Adesso ancora un'uscita, ancora un'uscita così e così da parte. Non si intendono quasi mai con... No, mai, mai. Nel frattempo Sittler risgomita con Taurino, cerca di anticiparlo, vi riesce però De Toma a chiudere. Ecco, De Toma dà un esempio di come si gioca dietro in questa categoria, si fa il soldatino e cioè bisogna buttare il pallone via, cosa che invece ancora non hanno capito dopo 21 settimane i difensori del Taranto. Rimessa laterale in favore del Taranto, mentre vediamo che c'è gioco fermo. C'è un problema con la panchina, è stato sì. Allontanato Calabro. Espulso Calabro. E per quale motivo? Sì. Per proteste? Probabilmente sì, ma il labiale dell'arbitro è stato mister fuori, vedete le proteste. Stava protestando sulla panchina. Abbiamo un bellissimo primo piano, c'è Calabro che dice perché. Terza espulsione dall'inizio della stagione per Antonio Calabro. E allora è pronto il cambio, come ha detto, perché entrerà Cercià, sta uscendo il numero 8 Marsili, c'è stato un dialogo fitto prima di questa sostituzione. I commenti sul gol hai preso, Andrea, dopo il gol del... Hanno parlato tantissimo dopo il gol Campilongo, Montervino, ovviamente se stavano cercando anche di analizzare la situazione e eventuali errori. E diventa la partita, Cercià!
sta per entrare Petrullo intanto, Fabrizio. Vediamo se c'entrano più sul difensore. Quindi è il momento di Daniele Petrullo, giocatore esperto e adatto soprattutto nei momenti di particolare nervosismo, perché lui è un mastino sul rettangolo di gioco. I fischi che sentite sono tutti per Ciarcià, che ha lasciato da poco la maglia della Virtus Francavilla. E dunque è il momento di Daniele Petrullo. Fabrizio, sarà un doppio cambio perché sta entrando anche Tundo col numero 15. E allora esce Risolo. A meno che non fa uscire, insieme, allora sì. Fa uscire Bartoli e fa entrare, fa la difesa con tre grandi. Attenzione intanto Montaldi, ampie falcate, Montaldi si porta a spasso un paio di giocatori, scarico sulla sinistra, sovrapposizione, ancora Gallù, il pallone messo verso il centro, poi Bojo va ad allontanare il pallone, ma ancora Virtus con Galdean, la palombella sulla sinistra, c'è Risolo che controlla questo pallone, cerca e trova lo scambio con Gallù, fazzoletto di campo, fraseggiano ancora i due, raddoppio di marcatura, lato corto dell'area di rigore, cerca spazio per il cross contro Yeboah, Gallù tra due giocatori in qualche modo prova a filtrare, c'è poi l'irregolarità ravvisata dal direttore di gara e può ripartire così a boccia ferma il Taranto che prova ad impostare nuovamente. Al centrocampo c'è stato un altro break di Biason che ha recuperato questo pallone e offerto a Galdean, poi Gallù. Ancora Galdean che effettua il numero su De Giorgi, va sulla riga di fondo, ancora una finta di Galdean, il traversone che viene deviato da De Giorgi in calcio d'angolo, sono tre corner in favore della formazione di casa con uno spunto De Toma, di Galdean. Galdean. De Toma, Galdean, Montaldi, tutti e tre lo scorsone in eccellenza. Calcio d'angolo, seguiamo gli sviluppi di questo corner in favore della Virtus Francavilla. Corner dunque per i padroni di casa che provano a premere ancora sull'acceleratore, a far sentire il fiato sul collo alla formazione di Campilongo. Tutto il Taranto è rinchiuso nel fortino della propria area di rigore, Marian Galdean come al solito alla battuta, è uno schema però, fraseggia sulla sinistra con Gallù, sfera dentro, è accorto Pizzaleo che va a bloccare il pallone, è pronto al rilancio, non sa chi darla, attende che si rischieri in campo la sua formazione per far ripartire i suoi. 2-1, lo ricordiamo, doppietta di Hannibal Montaldi per il Francavilla, nel mezzo il gol di Genchi, siamo al minuto numero 26 di questa ripresa. Allontana Taurino di testa sul cross di Mbida che aveva cercato di imbucarla per Genchi, poi si disimpegna bene Risolo servendo Galdean, Biason nel cerchio di centrocampo, prova a uscire Mbida, recupera palla, venuto a giocare a sinistra Yeboah, ma Ruberio commette fallo. Però ci stanno mettendo tutto Gianni, gli under della Virtus, eh? Cioè non vedi, non vedi la differenza tra under e over. Primo ammonito nel frattempo nella Francavilla, è stato ammonito Liberio e diciamo che la differenza sostanziale l'hanno fatta gli under, bene quelli della Virtus Francavilla, male in alcuni casi, malissimo quelli del Taranto. Calcio di punizione dunque che sta per essere battuto adesso da Ciarcià che ha sistemato il pallone per terra. 2-1, ricordiamo il risultato, nel frattempo ci sono due sostituzioni, esce Biason. Vai Andrea, vai Andrea. Usciranno Biason, Risolo e come anticipato entreranno Tundo e Petrullo. Vi lascio anche, vi riporto quello che è stato anche il commento dell'allenatore in seconda, che ha preso il posto di Calvo, ha detto vai e spacca tutto, tutto quello che c'è da spaccare spaccalo. Allora cambia così, non cambia lo schema? Però adesso Tundo va sulla linea mediana, Petrullo va in difesa, quindi adesso c'è un under in più a centrocampo e un over in più invece in difesa, però rendiamoci conto che è entrato Tundo che era in panchina, Gianni due anni fa miglior under della categoria nella Matera e tra l'altro un giocatore che ha appena rescisso un contratto di 4 anni con il Lecce. Nel frattempo Cascone in area di rigore avversaria prova a tenerla, ma un difensore non può fare più di quello che ha fatto, cioè perdere il pallone. Guardiglio è il baluardo difensivo, la stoppa e poi la rimette in profondità praticamente da dove veniva. Si gioca a tamburello in questo frangente, Mbida di testa prova ad addomesticarla il centrocampo del Francavilla con Galdean, giocatore dotato di grande bagaglio tecnico. Risolo la ferma, la tiene sull'attacco di De Giorgi, poi Gaetano che sta giocando a destra. Petrullo tocca il suo primo pallone, il colpo di testa è stato di Bojo in anticipo su Masini. Tundo. Poi Tundo anticipato da Bojo. Resta a terra però l'ex Lecce. Poi il pallone sì, viene messo fuori volutamente da Gallù. Si era rialzato però nel frattempo Tundo.
anzi no, Masini era rimasto dolorante per terra e quindi... No, era Tundo, si è rimasto a terra e si era fatto male anche Masini poi un po' più avanti. Diciamo che il fallo sul quale poi è stato concesso il vantaggio era su Tundo. Eccolo qui. Comunque si riprende con questa rimessa laterale in favore del Taranto. Anzi, nel calcio di punizione. Viene riproverato Montaldi dal direttore di gara. Un quarto d'ora da giocare, più recupero, un quarto d'ora di speranze sì, per il Taranto, un quarto d'ora nei quali deve stringere minuti. I denti chiaramente la Virtus Francavilla. È cambiato anche qualcosa a livello tattico per il Taranto Gianni Fabrizio, perché Iabò è tornato a sinistra e è andato centrale Sigler, così come ha abbassato il suo raggio d'azione e Gaetano a destra. Sì, Ciarcià e Mbida fanno i mediani mentre abbiamo Gaetano, Siclari e Iabò ai trequartisti e Genchi che fa la punta centrale in questo 4-2-3-1, mi pare di leggere dal punto di vista tattico. Nel frattempo Ciarcià ha servito Guardiglio, Iabò sul pallone cerca il dialogo con Bida, fermato il numero 4 del Taranto che poi perde il pallone Montaldi. Riconquista Ciarcià che cambia gioco per Gaetano, alle prese con Gallù che attende l'uscita del pallone ma lo tocca anche facendolo terminare in fallo per la rimessa per il Taranto già battuta. Gaetano va al traversone, pallone spazzato via. Galdian a porta. La retroguardia, migliore in campo per la Virtus mi pare proprio Galdian. Insieme a Montaldi, non solo per i due gol, ha fatto una partita pazzesca anche in fase difensiva Annibal Montaldi. Insomma, questo lo avevo detto in apertura di telecronaca Gianni, sono i due giocatori più importanti di questa squadra secondo me. Il Taranto bene Genchi, l'unico che è andato diciamo al di sopra della sufficienza, abbondantemente al di sopra, e anche Bojo ha giocato una buona partita. No, non mi stava dispiacendo tantissimo Marsili sinceramente. Pallone che è terminato fuori per la rimessa con le mani per il Taranto con Guardiglio. Siamo vicini all'area di rigore della Virtus Francavilla che conduce per 2-1 alla mezz'ora del secondo tempo. Iabò, Guardiglio con forza. La difesa del Francavilla riesce ad allontanare questo pallone. La rimessa laterale comunque spetta ancora al Taranto. Battuta ora con Cascone, Ibojo. Pallone per De Giorgi, lungolinea per Gaetano che di prima intenzione serve Genchi, da questi dietro per Ciarcià che cambia gioco sulla sinistra per Iabò. Ancora il colpo di testa di Mbida però e sono tutti costruiti varchi di accesso. Liberio anche che è partita in fase difensiva. Adesso hai visto come si è abbassato, deve tenere d'occhio Iabò. Ciarcià poi Cascone, adesso Guardiglio che decide di rilanciare in profondità, vanno sia Iabò che Siclari sul pallone che è terminato poi sul rinvio della difesa del Francavilla in fallo laterale. Rimessa per il Taranto dinanzi alla panchina della Virtus, non c'è Calabro perché è stato espulso poco fa, lo ricordiamo, rimessa con le mani battuta, Ciarcià fa girare il pallone verso Ibojo nel cerchio di centrocampo, si alzano i terzini questa volta con De Giorgi sulla destra. Pallone per Genchi, ancora De Giorgi, ecco il cross, Iabò cerca di fare sponda, pallone dall'altra parte dell'area di rigore dove però la difesa fa buona guardia con Petrugno e allontana, alla caccia del pallone ci va Gaetano, poi riconquistato da Mbida con un colpo di testa, De Giorgi sulla destra, ancora per Gaetano, si gioca sul filo del fallo laterale, retropassaggio è corto, ne sta per approfittare Masini, ma recupera Ibojo rilanciando in profondità per Genchi, pallone che filtra per Siclari, il quale prova a dare con un colpo di tacco ancora per Genchi, fuori area appena fuori dal lato corto. Viene servito De Giorgi con un retropassaggio, però poi non si capiscono Gaetano e De Giorgi. Ma a parte il gol, Genchi non ha potuto quasi mai fare la prima punta, perché è lui che deve andarsi a prendere i palloni da giocare e lo vedi abbassarsi sulla mediana, lo vedi spostarsi lateralmente molto spesso, anche in questo caso è quello che deve andarsi a prendere i palloni, non è stato praticamente è quasi mai rifornito, le azioni che si è procurato se le è procurate da solo. Gaetano nel frattempo sul pallone verticalizza sulla destra per Siclari che va in posizione di ala, fermato da Petrugno che gli mette il pallone in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Taranto che è sotto di un gol al 33esimo minuto, 2-1, doppietta di Montaldi, gol di Genchi, ecco il cross, palla in aria, Taurino riesce ad allontanare sulla sfera Mbida che di testa prova a mettere dentro, allontana ancora la difesa, recupera Ciarcià al centrocampo, palla per Guardiglio, ecco il traversone, Genchi sulla palla che ha ancora veramente tanta forza nelle gambe, poi la conclusione di De Giorgi che è da dimenticare con il pallone che termina abbondantemente al lato, la voleva imbucata Genchi, infatti arriva
rimproverato il suo compagno di squadra, che adesso si giustifica spiegando le motivazioni della sua conclusione in porta. Al 34esimo minuto Virtus Francavilla 2 Taranto 1, vi ricordo doppietta di Montaldi al 19esimo del primo tempo e al 19esimo del secondo tempo, quindi il numero 19 non è stato sicuramente quello fortunato per il Taranto. Questo oggi 39esimo minuto del primo tempo, aveva pareggiato Genchi. Intanto Calabro l'ha pensata praticamente così, ha provato a blindare la difesa con l'ingresso di Vetrugno, che è uomo di rottura, è uomo sicuramente di esperienza, mettendo Tundo invece che ha tanta qualità sulla linea mediana, e fino a questo momento i fatti gli hanno dato ragione, ma il Taranto sta premendo con forza e decisione anche se con un po' di disordine. Prova a rimpostare nuovamente proprio partendo da Tundo, sfera poi dentro per Massini. Protesta Massini per questa decisione della guardalinea che opera sotto la nostra postazione. Mi sembrava regolare, mi sembrava assolutamente regolare al momento della partenza, almeno occhio nudo. Guardiglio nel frattempo viene avanti sulla sinistra, prova a servire Genchi che fa sponda per Sicra, arriva con un attimo di ritardo il numero 19, allontana De Toma che alza il pallone a campanile, corta la respinta della difesa, recuperato Ciarcià per Gaetano che va sul fondo, il colpo di tacco De Giorgi, il cross, il colpo di testa di Yeboah, c'è anche un fischio da parte del direttore di gara per un fallo compiuto da Yeboah ai danni di De Toma, e pertanto calcio di punizione in favore della Virtus Francavilla, mentre il Taranto effettua il terzo ed ultimo cambio. Vediamo che esce Mbida, entra Scalzone, pertanto c'è il tutto e per tutto per il tecnico Campilongo. Al 35esimo minuto manda in campo una punta ed è proprio Angelo Scalzone per Bida, che è un centrocampista, e quindi ovviamente adesso negli ultimi 10 minuti prova a dare più sostanza, più forza. Vai Andrea. Indicazione tattica che è arrivata da Campilongo ed ha detto a Ciarcià: vedi che Gaetano adesso sta accanto a te, quindi si abbassa il numero 11, quindi esatto. E adesso l'impatto offensivo è dirompente. Ciarcià e Gaetano vanno a fare i mediani adesso, mentre abbiamo tanta roba davvero. 4-2-4 praticamente il modulo che ha il Taranto, sì, con 4 sì, punte sì, assolutamente. Mentre vediamo che c'è un lancio in profondità, Taurino, anche egli autore di una grande prova in fase difensiva, pallone recuperato da Gaetano, lo scarica su De Giorgi che prende la mira e poi fa partire un cross per Sicla, riallontana poi Ciarcià, fermato dai centrocampisti. Galdean Montaldi ancora una volta. Riparte Montaldi, stiamo a vedere Massini al centro, vuole palla anche Galdean dalla parte opposta, Montaldi prende tempo, prova a far filtrare questo pallone, sbaglia poi completamente però il filtrante sul quale è accorto Guardiglio. Il rilancio del Taranto, colpo di testa di Vetrugno che si sgancia dalla retrovia, Liberio in posizione irregolare, questa volta c'è tutta. Si è fatto male Guardiglio nel frattempo perché si è scontrato con Liberio involontariamente, quindi ha ricevuto un colpo sul volto, si è rialzato il numero 3 del Taranto senza eccessivi problemi. Calcio di punizione che batte Cascone, Ciarcià. Si riparte dunque al 37esimo minuto con il Taranto in possesso del pallone a centrocampo. Gaetano, Ciarcià, pallone giocato ancora dal numero 16 rosso-blu che gira verso il centro dove c'è, e anche Ciarcià se l'è presa con Guardiglio adesso. E poi il cross sbagliato di De Giorgi, recupera il Taranto ancora il pallone, attenzione a questa palla che aveva imbucato Genchi, buono il lavoro di Ciarcià nel frattempo a centrocampo che dialoga con Guardiglio, ancora Guardiglio sulla sinistra, si accentra il numero 3, alza lo sguardo, fa partire un cross, pallone per Scalzone e poi c'è la conclusione di Siclari, incredibile, palla gol per il Taranto al 38esimo minuto. Siclari è arrivato in corsa e ha mandato il pallone alto sulla sponda di Scalzone al 38esimo, è andato troppo sicuro sul pallone il centravanti Siclari, l'attaccante che ha tirato di destro e il pallone che è terminato alto. E qui c'è tutto quello che ha pensato, secondo me benissimo, Campilongo per provare a raddrizzare la partita. Confermo. Ossia l'ingresso di Scalzone che deve creare spazi per gli altri attaccanti e spizzare per l'inserimento delle altre punte. Ora è stato fatto tutto bene tranne la conclusione di Siclari. Insomma, Scalzone deve fare un po' quello che prima era di competenza di Esposito nella prima parte della stagione per il Taranto, mentre intanto c'è un contestatissimo calcio di punizione per il Taranto, avrebbe voluto il fallo in suo favore. Liberio stringe denti ancora la Virtus Francavilla che riesce a
soffrire. Guardiglio non impatta bene, quindi Ciarcià va direttamente in retropassaggio per il suo portiere che non può toccare con le mani, quindi dunque il lungo rilancio, il colpo di testa di De Toma che si sgancia ancora dalla linea difensiva, quindi Bojo, c'è Gaetano, la sfera sulla destra, il piccolo trotto, prova ad avanzare ancora il Taranto in questi ultimi minuti del match, a sinistra c'è Genchi, ancora una volta fuori posizione rispetto alla zona centrale, cross verso il centro per Yeboah che viene contrastato, sì, ha spinto da l'arbitro, ha fischiato perché ha fermato il gioco in quanto Yeboah ha spinto Gallù sul cross di Genchi dalla sinistra. Questa è la motivazione del calcio di punizione assegnato dal signor Santoro in favore della Virtus Francavilla. Ci sono 6 minuti da giocare più recupero al 39esimo del secondo tempo, Francavilla 2 Taranto 1, questo è il risultato maturato fino a questo momento. Rinvio della difesa del Francavilla con il Taranto che recupera con i Bojo, poi hanno il lavoro di Gaetano che ha servito Ciarcià da questi a Guardiglio, superata la riga mediana, sono accesi i riflettori, quindi per queste fasi finali di partita si gioca con la luce artificiale. Nel frattempo c'è un rinvio di De Toma che mette il pallone in affare laterale, batte Guardiglio, pallone per Ciarcià che ne difende il possesso, poi scarica su Cascone che deve imbucarla, infatti è così, palla in area di rigore, svetta ancora la difesa, allontana con un colpo di testa di De Toma, Guardiglio, Ciarcià dietro per Cascone che allunga all'indietro verso il portiere, Pizzaleo che di sinistro rilancia nella metà campo della Virtus Francavilla. Scalzone subisce fallo da Taurino, non è d'accordo l'ex giocatore del Brindisi. Calcio di punizione che deve essere battuto sulla tre quarti campo della Virtus Francavilla, se ne carica Ciarcià quando siamo al 40esimo minuto, dunque momenti finali concitati della partita con il Taranto che deve recuperare una rete, 2-1 il risultato per Virtus Francavilla, mentre vediamo che tutta la formazione in maglia gialla della Virtus Francavilla arretra a protezione dei 16 metri sulla battuta di questo calcio di punizione che Ciarcià batte morbido in area di rigore, dove c'è Scalzone che effettua una finta, vanno in tre addirittura su di lui, poi Bojo, Gaetano la imbucca dall'altra parte, attenzione Genchi, il tiro, miracolo, miracolo, che parata Albertazzi, miracolo. Che parata, mi pare che però fosse fuori gioco, sì ha indicato, sì, quindi era fermo il gioco sul tiro di Genchi e comunque non si può parlare, ecco. Vedi di Juniores la differenza di cui parlavamo prima, noi portieri che fanno, comunque se fosse stata in gioco comunque sarebbe stato Albertazzi 97, portiere del Bologna in prestito alla Virtus Francavilla, ha praticamente fatto una grande parata al di là del fuorigioco o meno, non è la prima volta che risulta decisivo comunque in questo campionato, non la notiamo questa azione perché il gioco era fermo. Colpo di testa di Bojo nel frattempo, Scalzone alla caccia della sfera, viene fermato da Taurino, poi riparte Galder, palla per Masini, però ho sbagliato il suggerimento, quindi può andare Pizzaleo a recuperare questo pallone che comunque è terminato fuori, rimessa con le mani battuta e siamo esattamente al 42esimo minuto esatto nel corso di questo secondo tempo. De Toma, poi Galdean tende l'arrivo, Pizzaleo e Bojo, ancora un'indecisione di Pizzaleo che stava per provocare un altro pasticcio difensivo, nel frattempo palla in profondità con Taldi, il estremato perché ha corso tantissimo, sta continuando a correre, chiaramente adesso ha un'importanza notevolissima anche il movimento degli attaccanti oltre che dei centrocampisti, rimessa con le mani per la Virtus, 42 primi, 30 secondi, il Francavilla in avvantaggio qui al Giovanni Paolo II sul Taranto per 2 reti ad 1, prova a girarsi sul piede perno Massini, poi Montaldi va in pressione, pallone recuperato ancora per il Taranto, dal Taranto termina in fallo laterale in favore della formazione maglia gialla, vai Andrea. È cambiato qualcosa negli ultimi minuti almeno da qui fino alla fine per il Taranto in attacco perché Genchi è stato spostato a sinistra e Siclari deve giocare dietro Scalzone. Eh sì, perché Scalzone fa la punta centrale. Adesso sì, si giocherà esclusivamente per la testa di Scalzone, è normale. Mentre continua, vedi anche adesso, vedi, a vedersi poco. Anche adesso continua a vedersi poco Yeboah. Nel frattempo Bojo
ci prova dalla lunga distanza per avvelletare la sua conclusione con il pallone che è terminato abbondantemente al lato. Nicolas Ibojo ci ha provato al 44esimo in corso, un minuto e mezzo al 90esimo, poi vedremo quanto ci sarà. 5 di recupero. 5 minuti di recupero, quindi ancora un minuto e mezzo, quindi scarsi 7 minuti al termine di questa partita tra Francavilla e Taranto. C'è Montaldi che controlla, poi alle sue spalle arriva Ibojo. Buon lavoro del difensore centrale che poi rilancia in profondità, riconquista subito la sfera la squadra di casa. Pallone per Liberio sulla destra, saltato Guardiglio. Ora tira nelle gambe Liberio, pallone dentro per Massini, attenzione, non è finita, c'è Risolo dall'altra parte, lato corto, lo scarico indietro, Gallù, Ciabatta nel tentativo di cross, ancora uno scatto di Antonino Liberio sulla destra al 90esimo, dopo una partita giocata su ritmi infernali soprattutto per i due esterni del 3-5-2 di Antonio Calabro. Lungo rilancio numero uno del Taranto, sfera che viene poi controllata da De Giorgi, il lancio lungo, saltano tutti gli schemi in questi ultimi minuti, vorrebbe il fallo Vetrugno e così dice il direttore di gara, e c'è anche il cartellino giallo per Scalzone. Andrea, aiutami da bordo campo. Sì, confermo. Che ha allargato evidentemente troppo il braccio in occasione di questo contrasto con in questo caso il calciatore avversario. Potete capire, sono proteste da una parte e dall'altra, eccessivo il giallo per la panchina del Taranto, poco per la panchina della Virtus. Io sono curioso di una cosa, c'è l'allenatore, il vice allenatore mister Cannolecchia, che ha richiamato già 4-5 volte Masini per dargli indicazioni, stanno dialogando praticamente dalla panchina quasi esclusivamente con lui. Evidentemente gli stanno chiedendo qualcosa di particolare, perché lui adesso ha un ruolo importante, perché deve tenere chiaramente alta la squadra. Il ruolo degli attaccanti negli ultimi minuti di una partita che stai vincendo è soprattutto quello. Ovviamente Fabrizio, dal dialogo si è capito insomma che il mister non vuole che la squadra si abbassi, perché come avete ben detto c'è una brava nei colpi di testa nell'attacco del Taranto, quindi vuole stare quanto più alto possibile e pressarli anche molto. Calcio di punizione, nel frattempo sta per battere Taurino, la partita è ripresa mentre è iniziato da 40 secondi il recupero, 40 secondi ovviamente in cui la partita è rimasta ferma per queste discussioni che ci sono state a centrocampo. Siclari ruba palla all'avversario, la porta in avanti il numero 19, poi cerca Gallù di scambiarla con De Giorgi che la riconquista, Ciarcià, poi Gaetano. Pallone ancora per Siclari che fa partito il traversone ribattuto, ancora il Taranto in possesso della sfera sempre con Gaetano. Ecco Siclari che riceve, va al traversone, palla in area di rigore allontanata, Ciarcià la raccoglie, poi però c'è un fischio del direttore di gara a comandare un calcio di punizione in favore del padrone di casa per un fallo compiuto da Scalzone all'interno della linea. Bene al centro libero, okay. Aveva chiuso ancora una volta molto bene al centro libero. Quindi calcio di punizione per la Virtus Francavilla, mentre Scalzone non è d'accordo sulla decisione del signor Santoro di Messina di aver assegnato questa punizione in favore dei padroni di casa, che sta per battere il portiere Albertazzi. Palla calciata di destro, Masini e Guardiglio saltano, nessuno tocca il pallone che termina fuori, pertanto rimessa con le mani per il Taranto. 47esimo minuto di gioco, Pizzaleo va al rinvio. Ciarcià, imposta per De Giorgi, superata adesso la riga centrale, ancora De Giorgi, Ciarcià, il suo rilancio in profondità per Genchi anticipato, poi Gaetano sul pallone, è morbido. Tutto bene, mette dentro Montaldi, l'ultimo sforzo per provare a raggiungere questo pallone, evitare l'intervento di Cascone, vuole tenere il pallone lontano dalla propria area di rigore, Montaldi prova a lottare, c'è il raddoppio di marcatura sul portatore della Virtus che vuole il calcio di punizione e se lo va a prendere. Con grande astuzia anche nel finale, preziosissimo Annibal Montaldi, l'esperienza dell'ex giocatore della Monopoli, guardate qui, controlla su Cascone che era in anticipo prima sulla sfera, è riuscito invece a raggiungere il pallone prima dell'avversario e poi a prendersi sul raddoppio di marcatura questo calcio di punizione che consentirà alla Virtus di guadagnare ancora qualche istante e restare in zona offensiva. Non è stato molto visibile il fallo di Cascone per la verità, però c'è di mezzo il grande mestiere di Montaldi che sì, è stato abile a prendere. Sì. Diciamo che ha fatto boccare, così possiamo dire, il direttore di gara.
Palla fuori nel frattempo, rimessa che spetta al Taranto, ma siamo al 48esimo minuto di gioco, due primi al termine della partita. La rimessa per il Francavilla, scusate, battuta, abbiamo scarsissima visuale per quell'angolo, vediamo che Montaldi se la va a lottare, giocatore di grande esperienza, vedete resiste alla carica di due giocatori del Taranto, di cui la Ciarcia, pallone che è terminato fuori, dunque vediamo che, anzi no, c'è calcio di punizione e intanto Montaldi ha tenuto la palla lì per quasi giallo. Due minuti giallo per perdita di tempo, ultimi 60 secondi per Alunga, De Toma e Galdean va a spazzare pallone dalle parti di Pizzaleo, avanza anche il portiere del Taranto, ultimo possesso per la formazione ospite, la testa di Tundo che è entrato molto bene in partita, quella di Risolo, scambio tra Under e poi c'è anche Masini a dare una mano lì sulla linea mediana, 30 secondi ancora da giocare, Taranto prova a buttare avanti questo pallone, la testa di De Toma, sfera che resta sulla tre quarti ed è ancora rosso-blu, pallone nel mucchio, riesce ad allontanare Petrugno, poi Galdean perde contatto con il pallone, sfera a terra, calcio di punizione, game over al... non è finita, c'è il calcio di punizione, ha esultato il pubblico e anche i giocatori, pensavano fosse finita, Galdean dice calma. Si è preso un preziosissimo calcio di punizione De Toma, finisce qui, è finita dunque la partita in questo istante con la Virtus Francavilla che ha battuto 2-1 il Taranto, una sconfitta che pesa sulle spalle degli juniores tarantini, bisogna dire che hanno fatto davvero a gara a chi faceva più errori dall'inizio della partita, purtroppo bisogna fare questa amara constatazione in chiave rosso-blu che sono stati sbagliati gli juniores, tranne Gaetano, quest'oggi tutti gli altri, Yeboah, Pizzaleo, Guardiglio, male, infatti su un errore di Guardiglio è nato il primo gol, su un errore di Pizzaleo è nato il secondo, Taranto che ha giocato praticamente in 10 perché Yeboah non si è mai visto e quindi gli juniores hanno praticamente fatto la differenza in una partita che è stata comunque sostanzialmente equilibrata e che la Virtus Francavilla ha vinto tirando pochissimo in porta, forse soltanto due volte, ma i campionati si vincono anche così. Questa è l'analisi, poi ovviamente sentiamo adesso Andrea Contaldi da bordo campo. Andrea. Sì, vi faccio la cronaca di quest'anno, non ha voluto parlare il tecnico Campilongo, Montervino ha detto dopo, quindi pare il nostro microfono, tutto live, abbiamo il direttore generale, non so se riuscite a... Avvicinati Andrea. Avviciniamo, direttore, guadagniamo una postazione migliore, allora... Un successo sicuramente importante, quali sono le sue sensazioni? No parole, posso dire, i ragazzi si sono comportati bene, abbiamo vinto questa vittoria, a mio modo di vedere meritatamente, e dunque abbiamo fatto la nostra partita, quello che volevamo, e ringrazio tutti i ragazzi e il mister che l'ha preparato in questo modo. È un successo importante, cosa vuole dire per il campionato? Il campionato è ancora lungo, però noi andiamo avanti per la nostra strada e siamo convinti che dobbiamo fare bene, grazie alla società, grazie anche al presidente Magri, sono molto emozionato. E allora, tra poco proveremo a sentire anche la festa. Montervino, sì, che ci ha promesso che verrà il nostro microfono. C'è la festa meritata dei giocatori della Virtus, è arrivato il sesto sigillo consecutivo, in realtà sono 5 vittorie ed un pareggio, ma io ho detto più volte, giudico quel pareggio di Nardò come una vittoria. La Virtus ha dimostrato, secondo me, anche oggi di avere il piglio della grande squadra, della squadra matura per essere al primo posto, come diceva giustamente Gianni, a volte non è necessario, soprattutto in questo campionato, essere bellissimi, spettacolari, ma bisogna essere concreti e decisi. La Virtus oggi si era messa in una situazione difficile, Gianni, perché dopo quell'errore di Biasson si rischiava seriamente di deprimersi sul piano psicologico, ha avuto la voglia, la forza, il coraggio di riprendersi, di trovare nuovamente il vantaggio e di rischiare poi soltanto su quella conclusione di Siclari, anche qui secondo me Calabro con i cambi effettuati ha indovinato praticamente tutto e l'altra chiave di lettura, come evidenziavi tu, è decisamente nella qualità degli under di questa formazione. Oggi
mancava un certo Pino, c'era però Bartoli, c'era però Risolo, c'era però Tundo, c'era Liberio, insomma under che in campo assolutamente non fanno vedere la differenza rispetto agli over. Nel frattempo dobbiamo anche un attimo inquadrare quello che sta succedendo nel settore ospiti, perché la squadra è andata per raccogliere il saluto, e però vedete si è fermata in quanto c'è una sorta di contestazione, se così possiamo definirla, da parte degli ultras del Taranto, che non sono contenti ovviamente, come non lo è nessuno, della prestazione, del risultato soprattutto, della prestazione di alcuni, non di tutti ovviamente, ma è un momento ovviamente difficile, molto difficile per quello che vediamo anche in queste immagini. Vedete, la squadra se ne torna negli spogliatoi per questa sconfitta dolorosa, che però evidenzia il solito Taranto sbadato dietro, Taranto che continua a fare sempre gli stessi errori, senza difesa, con gli juniores non all'altezza, ribadiamo questo concetto. Nel frattempo l'entusiasmo che si registra sull'altra sponda, cioè quella bianca-azzurra della Virtus Francavilla, che con questo successo consolida dunque il suo primo posto, salendo a quota 45 in classifica. Eh sì, sono le due facce della medaglia, chiaramente la grandissima atmosfera che si respira in casa Francavilla, con la tifoseria che sta vivendo questo sogno straordinario, forse impensabile all'inizio di questo campionato, squadra che, lo ribadisco, sta dimostrando una grande maturità, soprattutto secondo me in questo girone di ritorno. Però Gianni, secondo me questa è una squadra che era fondamentalmente già forte e che, io continuo a dirlo, secondo me ha operato benissimo in chiave mercato, perché è andata a pescare quegli under che ti consentono di fare la differenza e che hanno avuto e hanno dato a Calabro quelle alternative che consentono a questo allenatore di mettere dentro sempre la migliore formazione qualsiasi giocatore gli manchi. E questa è una cosa fondamentale, avere una panchina così se vuoi ambire alla vittoria del campionato. Stiamo rivedendo gli highlights di una partita non bellissima dal punto di vista stilistico, dal punto di vista tecnico-tattico, condita da qualche errore sicuramente, condita da qualche tensione, partita molto spigolosa soprattutto nel primo tempo, ma che ha messo comunque in vetrina la grinta della formazione di Antonio Calabro, che secondo me, Gianni, ha preparato molto bene il match. Sì, qui nel frattempo stiamo vedendo il secondo gol, più si vede, più davvero si evidenzia come sia stato beffardo questo gol subito. Qui Siclari ha avuto un'opportunità per andare al pareggio, ma non l'ha sfruttata, sbagliando clamorosamente. Qui Genchi, però il gioco era fermo, pertanto non si può parlare di azione sprecata per il Taranto, e alla fine abbiamo visto che poi tutto sommato diciamo che, ecco, l'inconsistenza della retroguardia ionica è stata evidenziata dal fatto che la Virtus ha fatto due tiri e ha fatto due gol, mentre al Taranto, che ha fatto la partita, ci sono volute le sette camicie per fare una rete, tra l'altro nata da un errore clamoroso. Ecco, diciamo che il risultato è stato scandito da tre errori delle retroguardie, delle difese delle due squadre. Dunque tra poco avremo Contaldi dalla sala stampa. Andiamo con i finali dagli altri campi. Sì, intanto c'è Nesca forse che ce li può dare dallo studio centrale, quindi noi diamo la linea a lui e poi noi ci risentiremo tra poco per sentire le dichiarazioni che andremo a raccogliere nella sala stampa del Giovanni Paolo II. Ci risentiamo tra poco. Vai Mimmo, vai. Forse non c'è lo studio. Fa? Mi senti? Di Pomigliano 1-1, cioè.
Andrea. Andrea.